Già nel giugno 2020 Pietro Visini, sindaco di Piario, aveva riacceso i riflettori sull'ospedale Antonio Locatelli, sollecitando a fianco dei colleghi seriani l'annunciato potenziamento del nosocomio previsto da Regione Lombardia. La seconda ondata pandemica aveva accantonato l'argomento, ma ora che la situazione è almeno momentaneamente rientrata, il caso di riproporlo. Questi i presupposti della seconda missiva, nei quali si fa riferimento a quanto messo in campo nel 2018, che prevedeva un finanziamento pari a 3 milioni di euro suddiviso in due fasi. La prima riguardava l'implementazione di attività importanti come la chirurgia urologica, ginecologica, endocrinologica, l'avvio di attività riabilitativa post intervento ortopedico traumatologico, l'implementazione di oculistica e una risorsa in più per il pronto soccorso, ma anche il rafforzamento della neuropsichiatria infantile. A questo si aggiungeva il percorso nascite, che prevedeva l'accoglienza ostetrica H24, assistenza completa alla maternità, gestione del trasporto materno e neonatale, assistenza pediatrica. A breve è previsto un incontro per stabilire i passi da compiere, così da sollecitare l'ASST Bergamo Est al completamento del programma deliberato da Regione Lombardia. La pandemia, riporta una lettera inviata da Angelo Migliorati al sindaco di Piario, ha evidenziato in modo significativo la necessità di un presidio ospedaliero di frontiera, quale è l'ospedale di Piario. Siamo in un particolare momento storico in cui va rappresentata la parte nostra a tutti i livelli, la necessità di posizionare le funzioni dell'ospedale in modo serio.